L'intervento di Stefano Agusti sul nuovo ospedale Marche Nord non fa che aggiungere a confusione, come si è creata in questi giorni, con gli interventi praticamente di tutta la giunta regionale, nella nuova giunta, e su questo argomento andando un po' ognuno per la propria strada. Io credo innanzitutto che rinunciare in una fase come questa a un investimento di 250 milioni per il quale si è lavorato per circa 10 anni, dove oggi ci sono le risorse, i progetti, tutto quello che serve per poter iniziare, è già questo di per sé un grosso errore. La nostra economia, che viene da un momento così duro come quello del primo lockdown e del secondo, ha bisogno di grandi investimenti pubblici per poter ripartire. Cosa meglio di un ospedale che dà qualità, insomma, ai servizi della salute, sicurezza a chi utilizza questa struttura e mette in moto, come tutti gli interventi in edilizia, una quantità importante di economia, non solo chi lavora nel cantiere, ma tanti settori di servizi, fino ad arrivare ai ristoranti e agli alberghi, che lavorerebbero in questo importante intervento. Secondo, la confusione nel progetto sanitario. L'azienda ospedaliera è stata una grande conquista, è l'unica azienda fuori dal territorio di Ancona. E ci ha permesso in questi anni di poter costruire anno dopo anno sempre nuove alte specialità a servizio della comunità. Sappiamo che i nostri concittadini, quando non hanno un problema di salute, il più delle volte preferiscono migrare verso nord piuttosto che andare verso Ancona, verso il sud. Aver avuto qui servizi come la radioterapia, la robotica in chirurgia e le attività di alto livello sulla breast unit, quella che si occupa del tumore al seno femminile, hanno dimostrato come portando qualità poi si diventa attrattivi non solo per i residenti del territorio che trovano una risposta anche fuori. Mettere poi in contrapposizione l'investimento sulla nuova struttura di Marche Nord con la sanità delle aree interne è un grandissimo errore. Oggi il fatto proprio di avere due aziende ha due budget distinti, ognuno ha i propri fondi e diciamo Marche Nord non porta via un euro alla sanità del territorio e viceversa. Mettere insieme questi due budget significa solo creare ambiguità, poi non si saprà più se i fondi vanno da una parte piuttosto che dall'altra. Invece è importante riuscire a garantire, io credo, il progetto del nuovo ospedale, proprio per continuare lungo la strada che si è portata avanti, che mira appunto a servizi per acuti qualificati, e investire sul territorio. Non è più tempo di pretesti, chi governa ha la possibilità concreta di fare entrambe le cose e creare questa inutile contrapposizione fra aree interne e costa non può che disorientare le persone, non far capire quello che succede, non comprendere a quale grande occasione si vuole rinunciare.